Maestro, come sempre grazie per la disponibilità e la prima domanda che voglio fare naturalmente è sul concerto di questa sera. Tchaikovsky e Rachmaninoff, un percorso dentro il romanticismo e dentro il romanticismo della Russia. Sì, sono due autori sicuramente strettamente romantici e abbiamo accostato questi brani, alcuni noti, altri meno noti. Credo che La Tempesta sia uno dei brani meno noti, meno eseguiti, anche se è un brano di Tchaikovsky molto, molto accattivante, molto interessante. È molto difficile, per l'orchestra è veramente un brano virtuosistico. E cosa vuol dire un brano virtuosistico? Virtuosistico vuol dire che ha bisogno di molta agilità tecnica, ci sono passi tecnicamente molto difficili per le varie sezioni, soprattutto per gli archi, vengono trattati in una maniera molto virtuosistica, quindi ci sono dei passaggi molto veloci e molto difficili da eseguire. E per gli ottoni invece vengono trattati, come sempre da Tchaikovsky, in maniera quasi eroica, e quindi hanno delle parti molto, molto impegnative da quel punto di vista. E Rachmaninoff l'abbiamo accostato invece con questo brano che non so quanto sia più o meno noto, nel senso che è un brano a cui io sono molto affezionato, era un brano che ascoltavo molto quando ero studente in conservatorio, era un brano che mi piaceva tantissimo per l'atmosfera che crea, per le sensazioni che dà, e ho voluto inserirlo in questo programma. E è un brano molto visionario, nel senso che non è una descrizione stretta del dipinto a cui si ispira, il dipinto di Böcklin, esatto. E è una descrizione, io anche all'orchestra ho detto questa cosa, è una descrizione delle sensazioni che dà l'osservare quel dipinto. E quindi abbiamo dei suoni, delle immagini, delle frasi che rievocano una sensazione che tu puoi avere guardando quel dipinto. Tra l'altro c'è un'evocazione alla vita, malgrado si tratti in realtà di dipingere e di tratteggiare con la musica il rapporto che l'uomo ha con la morte. Esatto, sì, c'è questo ritorno ciclico dell'incipit del Dies Irae, ma c'è una parte centrale, due momenti centrali molto che rievocano la gioia di vivere, ma più il ricordo della gioia di vivere, che queste anime che vanno a quest'isola dei morti forse ricordano, non sappiamo in che modo, però è visto in questa contrapposizione, ma molto vicine in realtà. Grazie maestro. Prego, a voi.